da me stesso in questa piccola stanza che creo, è già creata, ad esempio ci sono delle, è coperta con delle uova a sinistra, dietro c'è un pianoforte ma non è mio, perciò non posso usarlo. Sulla destra c'è un degradato del basso ma non è mio, perciò non posso usarlo. E di fronte c'è proprio un muro nero con delle lana di vetro, probabilmente cancerogena. No, così parlo, non c'è niente. Perché è meglio così. Allora. Dite più avanti. Dite più avanti. Potete anche star lì che io ve lo consiglio. E io normalmente in questa stanza, che per fortuna ha un aspetto, mi scontro con me stesso e perdo sempre, ed è bellissimo. Chiudo le gambe, al nemico che ho di fronte, vede gli alberi danzare, non sa restituire la mediocrità, gioco del silenzio, prendo un delitto immobile e mortale, stringendosi alla gola, non vedo più, non sento quest'ansia di arrivare sul tuo ventre caldo, depositare il seme senza amare il campo. Sciamani, se sei sbranato dai cani, la velocità è l'ultimo del risveglio, è una danza immobile di padre e figlio, dai volti sanguinari, vedo più, non sento quest'ansia di arrivare sul tuo ventre caldo, depositare il seme mentre mi sto uccidendo. Immobile nel desiderio, senza nessun bisogno di tornare, e poi pregare per ricominciare a costruire, senza il bisogno di una distrazione, cadendo e superando il bene. Per ricominciare a costruire. Ma spegni la luce, contagia il tramonto, hai troppe cose a cui pensare, ad esempio che gli alberghi sono navi senza movimento, a quanti guasti devi riparare, quante invasioni dovrai contenere, ai fiori che si riproducono nel vento, non vedo più, non sento quest'ansia di arrivare, ti ho visto immobile nel desiderio, senza nessun bisogno di tornare, e puoi pregare per ricominciare. Senza il bisogno di una distrazione, cadendo e superando il bene e il male, abbandonarsi per ricominciare. Ti ho visto immobile nel desiderio, senza